Perché faccio price action sul daily? Perché non faccio intraday? Questa è una delle domande che mi viene spesso richiesta. Qualcuno si ricorda qualche trade che avevo fatto vedere durante qualche video sul DAX intraday? Insomma, vorrei un pochino spiegarvi qual è stato il mio percorso, così sia chi mi conosce che magari chi mi conosce da un po' meno può capire un po' l'evoluzione che ho avuto. Il mio fare trading veramente arriva da molto tempo e però ho sempre fatto in linea di massima un trading rilassato. E i miei primi trade sono stati fatti su ambiente azionario, su titoli azionari. E vi dico la verità, si tratta veramente di tanti anni fa, non lo facevo attraverso una piattaforma di trading, ma attraverso la banca praticamente andavo a comprare titoli che mi sembravano interessanti, principalmente del mercato italiano, e non avevo nessuna tecnica in linea di massima, ma guardavo le aperture rispetto alla chiusura precedente, addirittura anche al telefono chiedevo come aveva aperto il mercato in quel momento e da lì andavo a operare in base alle chiusure del giorno prima. In questo caso, ovviamente, si tratta di tantissimi anni fa. Io facevo in quel momento, non il trader, ovviamente, facevo l'agente in attività finanziaria, quindi non facevo il trading. E un po' alla volta, insomma, mi sono sempre più appassionato. Adesso non voglio proprio andare nei minimi particolari, fin tanto che poi la cosa è diventata più seria. È diventata più seria nel momento in cui comunque avevo iniziato ovviamente a formarmi, a imparare, a capire, a studiare. Iniziavo a capire che il trading era molto sulla gestione del rischio e tutte queste cose qua. È stato poi il tempo in cui io cambiai la mia operatività da azionario principalmente su mercati un po' più da trader, quindi per esempio il Forex o qualche indice, principalmente l'S&P 500 e oro, petrolio, argento. Questi qui erano i vari mercati. Facevo euro-dollaro, la sterlina yen, mi ricordo, sterlina dollaro, euro-yen, facevo il dollar-yen. Questi qua, principalmente questi qua, neozelandese, l'australiano, anche facevo qualcosa, quindi avevo quei 8-10 mercati che sono più o meno quelli che comunque faccio adesso e iniziai a focalizzarmi su quelli. Sempre però con una view tendenzialmente multi-day o comunque più rilassata, quindi iniziai ovviamente a guardare i grafici, a fare appunto le mie analisi e mi sono sempre concentrato sulla price action, ma non la price action come la si intende, cioè come tanti la intendono anche in modo errato, la pin bar, queste cose qua, cioè la price action, ok? La dinamica del prezzo, la struttura, la volatilità, i livelli importanti, i trend, i macro e i micro trend, se c'erano anche dei pattern candlestick, ovviamente, come reagiva su un livello un mercato. Quindi io ho sempre avuto quella sensibilità lì, mi è sempre piaciuto andare a approfondire quelle dinamiche e da lì ho sempre continuato in quel viaggio lì, diciamo. E da lì diciamo che il mio trading, a parte che è migliorato moltissimo, è diventato qualcosa di serio. Però diciamo che mi sono sempre andato a sono sempre andato a analizzare, a optare per un'operatività che derivava da un'analisi più macro, cioè macro nel senso più di big picture, quindi analisi su grafico daily, weekly, ma quello poi ogni tanto andavo su 4 ore magari per aggiustare, per vedere un'entrata un pochino migliore, però time frame erano quelli daily, weekly principalmente, mensile addirittura. Fatto sta che poi qualche anno fa, forse si tratta del 2015-2016, quel periodo là, ho fatto una parentesi, un anno e mezzo circa, dove ho tradato per un periodo, anche insieme a Gianmarco, per dire che collabora con me oggi, con Airforex, relativamente al DAX. Quindi mi ero un po' studiato, ci studiavamo un po' le dinamiche di questo mercato, iniziai a tradarlo anche in intraday. Quindi intraday non, proprio intraday, quindi all'apertura del mercato, con movimenti, micro movimenti, andare a prendere micro di qualche minuto,
o comunque con stop molto piccoli, target anche molto piccoli, quindi andavo a prendere le posizioni. Quindi ho fatto questa esperienza, è durata circa un annetto e mezzo, non di più. E nel mentre facevo questo tipo di operatività molto più serrata, molto più rapida, continuavo ovviamente la mia operatività daily weekly sul Forex, sui miei mercati principali, e ho continuato sempre a farla. Ho capito poi nel tempo, intorno a un'estate, mi ricordo, quando c'è stato uno dei camp in Sardegna che facevamo, no? I camp di trading che facevamo in Sardegna, magari chissà se li rifaremo ancora. E da lì ho capito, sapete quando avete, no, quella settimana che magari vi riposate un attimo, uscite un attimo da quella routine, da quel viaggio, e iniziate a esaminare quello che si è fatto, risultati, non risultati, qualità della vita anche. E ho capito che quella roba lì che facevo non era il mio. Con questo non significa che non è il tipo di trading, anzi, ci sono un sacco di trader che fanno quel tipo di trading, benissimo, non è il mio tipo di trading. Ho visto che il tipo di trading che fa per me è un trading più rilassato, più pianificato, più pensato, è il trading che mi piace fare, cioè è dove sto bene. Dall'altra parte iniziava a esserci troppo stress, controllare il telefonino, in ogni situazione, avere proprio un tipo di vita che non era quello che io avevo fatto fino a quel momento, e non era quello che io avevo quando ho iniziato a fare trading, ovviamente del trading. Per me il trading è qualcosa che deve migliorarci la qualità della vita, che ci deve far stare bene, non far stare male. Quindi ho completamente abbandonato e ho continuato, anzi ancora di più, ovviamente approfondito tutte le dinamiche dei miei mercati su daily, weekly, mensile, e ho continuato a lavorare così. E quindi è stata una parentesi. Questa parentesi comunque mi ha insegnato delle cose, primo fra tutti che non è un trading che voglio fare e che comunque ho provato a fare, e poi secondo che sono dell'idea che il mio vestito su misura che mi sono fatto con la mia price action sul daily è quello proprio che a me fitta in modo migliore, cioè mi sta perfettamente. E quindi diciamo che tutte le cose servono, le esperienze sono d'aiuto, ho capito tante cose, e quindi è stato un investimento per me. Come sono stati i risultati in quel periodo? Altalenanti, quindi va bene, ci sta. Non è per quello che ho abbandonato, tanto per risultati altalenanti, perché comunque io sono uno che poi si mette, nel senso che non mi faccio abbattere da dei risultati negativi, poi positivi, cioè da un bilanciamento delle perdite e profitti. Sì, non ho fatto dei grandi profitti, non ho fatto grandi perdite. Non è stato quello però che mi ha fatto abbandonare, è stato proprio il tipo di approccio di trading, la qualità della vita. Mi sentivo completamente più nervoso, mi sentivo più sempre troppo risucchiato da quello che era il trading invece, e non ci godevo neppure, non mi divertivo, no? E invece con questo tipo di trading che faccio io mi piace cercare di capire, no? Io inserisco un ordine perché ho visto una certa cosa, ho capito una certa cosa, e quindi faccio una determinata azione. Questo è quello che non facevo di là. E quindi ecco, così vi ho detto un pochino che cosa è successo, perché tanti me l'hanno chiesto, ogni tanto mi succede, qualcuno me l'ha chiesto. Assolutamente crescita, ho mantenuto sempre, così per riassumervi, il mio tipo di trading principale, anche in quei momenti in cui ho provato a fare anche un tipo di altro trading. Ho capito che non era il mio, quello è stato un investimento buono che mi ha aiutato, mi ha fatto capire delle cose, e continuo a fare il mio, che è la price action su daily e weekly. Questo è un pochino la questione. Quindi così, vi ho raccontato un po' questa esperienza, magari raccontate anche le vostre sotto nei commenti, dite un po' la vostra, mettete un bel like, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!